Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti anche questa sera nello studio di TV7 Match per questa puntata di venerdì 24 giugno. 24 giugno, Ermanno, siamo ormai a 120 giorni dall'inizio della guerra, sono passati 4 mesi le mosse, diciamo, dei protagonisti si stanno, se possibile, sempre più ingarbugliando in un confronto che non è solo sul campo, ma è sempre più di carattere economico. Beh, certamente le guerre portano disastri economici a taluni, alla maggior parte, grandi vantaggi a quelli che invece sono le cosiddette multinazionali, da qualsiasi parte la prendiamo, che siano russe o che siano americane o italiane o tedesche, ne avranno grande vantaggio. È una logica un po' strana, perché noi stiamo diventando le vittime di questa guerra e i nostri, diciamo, compatrioti sfruttano questa situazione, che è incomprensibile. Perché se, diciamo, umanamente uno si trova in difficoltà, l'altro gli deve porgere un aiuto, ma questo non avviene. Quindi siamo nemici all'interno di una guerra dove abbiamo altri nemici. Dall'altra parte, ovviamente, succede la stessa cosa. Quindi le guerre servono solo a pochi, a svantaggio di tutti gli altri. Ecco, in questo senso riprendiamo questo tormentone sulla guerra in Ucraina, cercando sempre di vederla da un certo punto di vista, che non sia soltanto il conflitto lo sappiamo, le televisioni ce lo fanno vedere, noi non abbiamo corrispondenti, però sappiamo cosa vuol dire la guerra, perlomeno alla mia età so cos'è stata la guerra e l'ho vissuta e so cosa vuol dire il dolore delle famiglie quando i parenti rimangono sotto le macerie e quando non c'è da mangiare per i bambini, per chi rimane a casa, non c'è l'acqua. E poi soprattutto non c'è un futuro. E allora se ci fosse un referendum, credo, non influenzato da spinte patriottiche, la gente direbbe, sarebbe dell'avviso di fare la pace subito. Poi è chiaro, avendo di fronte un nemico come può essere la Russia, l'Ucraina è costretta a difendersi e quindi giocare l'aspetto patriottico, che però va a vantaggio di un'Europa che fino adesso, non so, è molto critico il comportamento, ma soprattutto quello che mi viene in mente recentemente, che me lo diceva un carissimo amico molto addentro alle cose di questo tipo, che la Merkel è stata emarginata perché è troppo filo Putin. E questa è un'altra verità da cercare di scoprire. D'altro canto i gasdotti sono stati fatti tutti dalla Russia, quelli verso la Germania. Poco i soldi ha versato la Germania, evidentemente cui Prodest gioca vantaggio di Putin, gioca vantaggio dei tedeschi, e però in questo momento mi pare che la Germania sia in una fase di totale crisi per quanto riguarda l'energia, e quindi anche questo che fine farà quando decideremo di abbassare il livello e trovarci attorno a un tavolo e chiudere questa questione senza istinto di rivendicazione, perché non serve a niente, serve solo ad aggravare ulteriormente la situazione. Allora con noi abbiamo delle persone che ci aiutano a capire cosa sono le guerre, certo, e cos'è questa guerra. Certo, certo, li presentiamo subito per i telespettatori che sono a casa. In studio saluto il collega Shors Surme. Buonasera Shors, grazie di essere con noi. È un giornalista curdo iracheno che segue un sito panoramacurdo.it. Saluto in collegamento la professoressa Mara Morini. Buonasera professoressa Morini.
Buonasera a tutti voi. Buonasera, grazie della disponibilità. Una politologa, docente di scienza della politica all'Università di Genova. E saluto in studio il professor Corrado Poli. Buonasera, professor Poli, grazie anche a lei di essere tornato qui da noi. È un giornalista, uno scrittore e un ex docente di geografia, ha insegnato per molti anni negli Stati Uniti. Bene, con voi cercheremo un pochino di fare non solo il punto su questa guerra, ma soprattutto anche cercare di capire che cosa sta succedendo, perché questa è stata una settimana importante perché ci sono state delle decisioni, lo vedete in parte nel titolo con il via libera alla candidatura. Sì, adesso alla candidatura di Ucraina, Moldavia e Georgia col punto interrogativo come paesi candidati all'entrata nell'Unione Europea. Ma è stata una settimana importante anche per quanto riguarda i nostri ospiti silenziosi, quelli che vi presentiamo ormai da molti mesi sul nostro schermo, che sono alla mia sinistra. Purtroppo questa settimana non ci sono delle buone notizie per questi. Per queste persone, un giornalista, un premio Nobel per la pace e un giovane studente. Inizierei da Julian Assange, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Venerdì scorso è stata la firma del decreto per la sua estradizione negli Stati Uniti. Ecco, Julian Assange che si trova ancora recluso in Inghilterra, è stato perquisito e trasferito lo stesso giorno della firma del decreto. In una nuova cella, il trasferimento che è stato giustificato per la sua stessa protezione. Ecco, c'è da aggiungere che Assange da quel momento non ha ricevuto nessuna visita dopo l'annuncio fatto venerdì scorso. Ricordiamo che una estradizione, se Assange dovesse arrivare negli Stati Uniti, rischia 175 anni di carcere. Quindi sarebbe destinato a finire i suoi giorni in carcere ed è una cosa assolutamente inaccettabile per un giornalista che non ha fatto altro che fare il suo dovere, denunciando tramite Wikileaks, portando alla conoscenza di tutti quelli che erano stati i crimini commessi dalle forze americane in Afghanistan e in Iraq. Non ci sono buone notizie neanche per Patrick Zaki, di cui si è tenuta una nuova udienza per il suo processo il 21 di giugno. Ecco, 21 giugno il processo è stato nuovamente rinviato, aggiornato al 27 settembre. Questo è quello che è stato deciso nella sesta udienza che si è tenuta appunto a Mansoura. Quindi un ulteriore rinvio per un giovane studente. Ricordiamo che frequentava il master a Bologna sempre per i diritti umani, che è in carcere per una questione di, come dire, un reato di pensiero, chiamiamolo così. E poi c'è Aung San Suu Kyi, invece, ex leader birmana, che si trova in isolamento in carcere, in un carcere della capitale del Myanmar. Questo è quanto ha riferito la giunta militare che è al potere. Ricordiamo da oltre un anno dopo un colpo di Stato che ha appunto destituito Aung San Suu Kyi, il governo di Aung San Suu Kyi, che ha 76 anni, che ha preso un premio per la pace nel 1991 e che non gode di buona salute. È accusata di vari reati, è già stata condannata in alcuni casi e sta ancora, come dire, attendendo altri processi. Bene, per tutti e tre noi chiediamo la libertà e che venga fatta giustizia, che possano tornare in libertà al più presto. Ecco, qui capiamo come quello che succede nel mondo, perché loro tre sono solo tre casi di migliaia di persone che si trovano in condizioni di vessazione, incarcerati, dove non vengono rispettati i diritti umani, hermano. È una condizione inaccettabile per tutti. Certamente, questo fa riflettere e poi parliamo anche di altre
59 guerre, altrettanto cruente quanto quella dell'Ucraina, di cui non si parla perché non è vantaggioso parlarne. Non si parla dello sfruttamento dei bambini che si devono messi sottoterra per cercare il coltan, non viene parlato di tante popolazioni che vorrebbero solo avere la possibilità di manifestare la loro cultura, il loro modo di vivere, invece vengono oppresse. E in questo senso chiedo a Schulman che cosa succede con la sua popolazione. Ma professore, lei prima ha accennato il discorso della guerra, il senso della guerra. Ho vissuto fino a quasi 15-16 anni la guerra, ma vissuta proprio vera, propria. Sotto le bombe. Sotto le bombe, perché eravamo in delle caverne. Sembra Dio avesse destinato quella zona proprio per la guerra, perché ne abbiamo talmente tante quelle caverne. Metà basterebbe, cioè il fatto che sembrano poi fatti da essere umani, perché sono fatti molto bene per proteggere la popolazione. E è capitato di non uscire per interi mesi dalla caverna, e qualcuno a turno andava fuori a prendere l'acqua per bambini, e poi, essendo c'era troppa umidità, il Kurdistan è una zona montagnosa, in pratica quando si toccava il matrasso veniva su l'acqua. Perciò la guerra, per chi non lo vive, non sa assolutamente di che cosa si parla. Perché basterebbe anche adesso, quando io sento, con tutto rispetto parlando, i vari analisti, conoscitori, conoscitrici, e della situazione, quello che è successo per esempio tra la Russia e l'Ucraina, non parlano dell'essere umano che è ucciso, parlano delle cose materiali. Perché io, quando ho visto presidente Draghi, Scholz e Macron a visitare quelle zone bombardate, e che sotto sotto c'erano anche dei sorrisi che sinceramente a me personalmente ha dato molto fastidio, ma questo a me ha dato l'idea di quando ricostruiamo, quando facciamo gli appalti, come ricostruiamo questo, come guadagniamo i soldi, non pensando alla popolazione ucraina. Poi questa guerra è molto strana, professore. È una guerra, il fatto che la Russia abbia invaso l'Ucraina. Noi abbiamo degli organismi, in primis le Nazioni Unite e l'ONU, poi il Consiglio di Sicurezza. Nel 1946, quando fu costituita il Consiglio di Sicurezza, proprio era per il fatto, dieci sono, girano, e i cinque sono i permanenti. Io mi sono sempre domandato, nel 121esimo giorno di guerra, ma c'è l'articolo 5, la sospensione del membro del Consiglio di Sicurezza, e l'articolo 6, l'espulsione del membro del Consiglio di Sicurezza. E questo non sta avvenendo. Ma cosa, cioè io come cosa devo raccontare a mio figlio? Figliolo, va bene, domani quando ci sarà la guerra, noi abbiamo gli organismi internazionali che possono intervenire, facendo magari l'uomo, il mediatore di pace, Erdogan. Cioè, questo io come curdo lo dico, che sono di parte, io, per me è inaccettabile
inaccettabile, perché quello che ha fatto Putin, ha fatto la stessa cosa Erdogan. Nel 2018 ha invaso la città curda di Afrin, e siamo 18, siamo a, da 2022, e ancora l'esercito turco è in quella città e violando la sovranità siriana. Io metto un personaggio del genere come il mediatore di pace, cosa che da una parte ha, perché ha avuto sempre un piede in due staffe, da una parte con l'Occidente, membro della NATO, e dall'altra con la Russia. Addirittura acquistò S-400, i missili S-400 da Putin, e sotto sotto ha venduto anche armi all'Ucraina. Sono delle cose, professore, sinceramente io capisco che quando vengono fatti delle analisi per far capire i cittadini, i lettori, i telespettatori, solo che non è così, non è così, perché per esempio proprio ieri in un'intervista che mi è stato fatto dal giornale arabo Al Hayat, e mi si chiedeva: ma in Occidente parlano del Medio Oriente che è coinvolto nella guerra Ucraina e Russia? No, assolutamente. Invece sono coinvolti. Pensare che l'Egitto, il paese più grande, paese arabo più grande, importa della Cina e dell'Ucraina 87% del grano. E in questi giorni c'è una crisi enorme, perché è già un paese povero. Certo. Perciò queste cose qua non vengono spiegati alla popolazione, ai telespettatori. Certo. Sì, è vero. Si trascurano tanti dettagli che sono molto significativi per riuscire a capire che cos'è questa guerra. Mara Morini vuole aiutarci a comprendere meglio perché stiamo andando in questa direzione, o ci sono altre possibilità, altre rotte per riuscire a superare questa crisi, o è funzionale a un cambio dell'economia di questo pianeta? Beh, l'invasione della Russia in Ucraina ha scatenato ovviamente una serie di situazioni che non riguardano solamente il rapporto tra i due paesi, ma ovviamente, come abbiamo detto più volte, anche la ridefinizione dell'ordine internazionale, con esso anche potremmo dire di che cosa rimane e come riconcettualizzare anche la globalizzazione. Queste sono comunque due situazioni che Putin sta portando avanti per sfidare l'Occidente, soprattutto gli americani. Quindi non è una situazione ovviamente facile da risolvere, perché non investe solamente l'Europa, ma potremmo dire che è una guerra globalizzata da questo punto di vista, e quindi forse senza alcun precedente storico di questa portata, e come tale credo che tutte le leadership si trovino anche abbastanza impreparate e forse abbiano anche una mancanza al momento di visione su quelli che possono essere i passi da intraprendere. Certo, non sono situazioni facili e delle decisioni di una certa natura possono provocare escalation piuttosto che de-escalation. Quindi questo spiega anche come mai dopo 121 giorni siamo ancora in una situazione senza una particolare via di uscita, una via di uscita che molto probabilmente dipenderà anche dalla volontà di chi ha generato tutto questo, cioè del presidente Vladimir Putin. Vero è che in questi 4 mesi però mi sembra che rispetto alla situazione militare
E rispetto anche all'obiettivo che è stato modificato nel tempo, ecco, trovo difficile che, più che altro difficile, comunque non condivido del tutto quelle analisi che sottolineano come la Russia, diciamo, stia perdendo. Ecco, credo che forse non ci si rende conto che tutto il territorio che la Russia ormai ha occupato e conquistato in questi 4 mesi non ha assolutamente intenzione di perderlo in futuro. E quindi capite bene che anche se si dovesse arrivare ad una tregua o a una negoziazione, a un tavolo, la Russia non cederà su questi territori. Quindi la situazione ovviamente è ancora peggiore rispetto a quella che possiamo immaginare, perché se Putin rimane, come probabile che sia, su questa posizione, sarà molto difficile non solo per il presidente Zelensky, ma anche per i leader occidentali riuscire a trovare una quadra e a trovare una soluzione che possa più che altro valere nel tempo, ecco, che non sia solo un modo per diciamo risolvere nel breve periodo una situazione che potrebbe poi invece riacutizzarsi successivamente. Quindi e con questo abbiamo visto che è una crisi di valori, è una crisi economica, è una crisi che sta diventando anche alimentare. Se poi aggiungiamo la crisi climatica, quella in cui ovviamente eravamo già, e altri tipi di situazioni, non voglio essere pessimista, però ci vuole, ecco, realismo, e prima di cantare vittoria, credo che sia opportuno ragionare su come uscire da questa situazione, dovendo interagire, ecco, con Vladimir Putin. E su questo allora è bene, che si cominci a ragionare su quale ruolo possono avere sia Joe Biden e sia Xi Jinping nel cercare di trovare una soluzione insieme a Vladimir Putin. Grazie, grazie. Corrado Poli, un incipit su questo argomento estremamente complesso. Dunque, intanto ho proprio letto gli articoli della professoressa Morini oggi su Facebook, e ieri ho sentito una sua intervista su Pandora, una lunga intervista. E io mi esprimo sulla mia competenza, e non sono uno storico. Io ho lavorato negli Stati Uniti, nei paesi dell'Est, e anche per un periodo anche a Mosca. Dal punto di vista, mi vorrei esprimere con due slogan. Il primo è una frase di Frédéric Bastiat, il quale diceva che dove non passano le merci, passano gli eserciti. Questa frase fu poi ripresa da Bismarck quando fece il Zollverein in Germania. Quindi a me è piaciuta molto la definizione della professoressa Morini nel dire che è la prima guerra globale che noi abbiamo, perché le economie negli ultimi 30-40 anni si sono talmente integrate tra loro che quello che succede da una parte ha delle ripercussioni, per esempio in Egitto, come ha detto Sciorme. Ecco, quindi è già questo un problema. Le sanzioni hanno fatte dall'Occidente alla Russia, e le ritorsioni ovvie da parte della Russia non fanno altro che stimolare la guerra. Se si lasciasse commerciare, avremmo tutti la più grande convenienza a farlo. Ora, io ricordo nel 92 Albert Gore, che poi divenne il vicepresidente di Clinton e il candidato sconfitto con un probabile broglio da Bush Certo. in Florida nel 2000, scrisse un libro che si chiamava Earth in the Balance, La Terra in Bilancio, e proponeva, era molto interessante questo, proponeva un grande piano Marshall per recuperare l'inquinamento, gli alti impatti ambientali della ex Unione Sovietica, libro del 92. Apparentemente una bella idea, però dietro questa idea, e qui l'abbiamo anche vista, sperimentata in qualche modo, c'era l'idea di privatizzare gran parte delle risorse della Russia e far entrare il capitale, il che non era di per sé sbagliato, ma in un certo senso si è esagerato nel fare questo, e prima di tutto c'è stata una grande crisi, e
e gli Stati Uniti hanno cercato veramente di entrare in massa nella ex Russia senza capire probabilmente bene alcuni meccanismi. E negli anni 90, ma già cominciando prima, il National Endowment for Democracy, che era una grande fondazione americana, iniziata praticamente con Reagan, ha finanziato un enorme numero di organizzazioni non governative, di non-profit organizations, che però erano in un certo senso controllate per andare a insegnare la democrazia, i diritti delle donne. E poi c'erano un sacco di religioni che andavano a fare dai mormoni ai quaccheri, no, ai quaccheri no, dai mormoni ai Geova, eccetera, a fare una grande opera di, diciamo, di educazione presunta nell'Unione Sovietica. Questa ha portato a una reazione. Un po' per la crisi economica della Russia e un po' per un sentimento nazionale di volersi in qualche modo ricostituire la propria unità, un'unità che la Russia culturalmente ha sempre avuto e ha avuto anche un grande, come dire, senso di opposizione, di competizione con gli Stati Uniti, perché sicuramente ce l'hanno gli Stati Uniti, ma ce li hanno anche i russi. Io ricordo nel 2003 ero a Mosca e sulla Piazza Rossa c'è stata una manifestazione e c'era una delle persone che avevano un grande cartello, uno striscione con scritto Saddam, il nuovo Stalin. Il giorno dopo il Moscow Times, il giornale inglese di Mosca, diceva: non abbiamo capito niente. Noi credevamo che fosse un insulto a Saddam, era il periodo della guerra in Iraq. E invece questa signora stava lodando Saddam. Chiamandolo il nuovo Stalin, questo per notare come ci fossero delle percezioni, delle comprensioni molto diverse tra quello che pensavano gli americani Vabbè, e i certo. russi. E quindi io arrivo all'altro slogan, ho cominciato con se non passano le merci, passano gli eserciti, e questo sta succedendo. Ma c'è l'altro slogan del fatto della NATO che abbaia alle porte della Russia. Ora, anche questo, è chiaro che l'invasione della Russia del Donbass e insomma della guerra adesso in Ucraina è da condannare ai sensi del diritto internazionale, ai sensi anche dell'umanità, eccetera. Bisognava evitarlo e la responsabilità sta nella Russia. Sta nella Russia anche l'occupazione al di fuori del diritto internazionale della Crimea, anche se su questo punto diciamo che la Russia si è mossa ed è lì che sono cominciate le sanzioni dell'Europa che poi hanno portato anche alla guerra. Ma precedentemente, vabbè, c'è stato il cosiddetto colpo di Stato di Euromaidan, c'è stata Certo. ecco, che può essere giudicato in vario modo, ma insomma. Ma, per esempio, la secessione della Crimea o l'occupazione della Crimea, teniamo conto che già la Crimea in Ucraina godeva dello status di Repubblica Autonoma di Crimea, cioè era inglobata nello Stato ucraino, ma era una Repubblica Autonoma, facciamo come il Sud Tirolo più o meno, ma anche di più dal punto di vista giuridico. Inoltre c'erano dei trattati molto stringenti sul fatto che a Sebastopoli, in Crimea, la flotta e l'esercito russo avessero le loro basi. Nel momento in cui è venuta a mancare la sicurezza del rispetto di questi trattati, la Russia ha dovuto intervenire, ha dovuto, ha voluto. Certo, Ecco, ma sulla poi. Crimea non è che Certo. ci sia stato
era un ambito in cui si sarebbe potuto molto trattare, perché è vero che è stata una violazione, certo, del diritto internazionale, ma è stata una violazione, diciamo, borderline, certo, molto più comprensibile. Non so se la, io alcune, certo, cose, ma che ho detto, sono... vorrei anche il conforto o la contestazione da parte della professoressa Morini, perché lei è sicuramente molto più esperta di me, di questa. La mia... Posso dire che lo Stato di Cuba aveva tutto il diritto di allearsi all'Unione Sovietica dell'epoca, che però il signor Kennedy, che non era certamente un guerrafondaio perché la guerra l'aveva vissuta di persona e gravemente, disse che forse era poco conveniente per le due potenze scontrarsi su Cuba e si misero d'accordo. No? Quindi dipende dalle persone, non dipende da... È chiaro che se io voglio chiudere l'Unione Sovietica, allora la Russia, da tutti i mari, gli unici mari che possono essere ancora aperti sono quelli sul Pacifico, direi che provoco una guerra. Anche se io, americano, me ne sto in America talmente distante che questa guerra ricadrà sull'Europa, sull'Egitto, su tutti gli altri paesi, ma non certamente in un paese come gli Stati Uniti, che in tutte le guerre precedenti hanno avuto sempre il vantaggio di non essere mai direttamente coinvolti nei conflitti. Hanno fatto il primo conflitto mondiale e praticamente sono stati i punti di riferimento per la vittoria diciamo della Francia, dell'Italia, eccetera, e nel secondo conflitto mondiale altrettanto, però sulla schiena ce l'aveva l'Unione Sovietica. E allora riusciamo a capire chi ha vinto la seconda guerra mondiale. Certo, ma mi consente una cosa proprio da geografo, che noi ragioniamo un poco come terrapiattisti, perché vediamo le carte geografiche così, e non vediamo mai il mappamondo. Ma teniamo conto che c'è tutta la questione dell'Artico, che con lo scioglimento dei ghiacci sta diventando una frontiera, una via di passaggio, che già dove ci sono enormi investimenti in porti, in infrastrutture, e per esempio le merci cinesi che possono già passare attraverso l'Artico. Sì, però mi scusi, se io chiudo il porto di Genova e dice tanto c'hai aperto il porto di Venezia, non è la stessa roba. Sì, no, ma per l'accerchiamento. Gli americani in questo sono estremamente abili. Dottoressa, è stata chiamata in causa. No, beh, non voglio, ecco, diciamo, concentrarmi solo sulla questione della Crimea, che come ben sappiamo ha radici storiche molto profonde, e è chiaro che quello che è successo nel 2014, per le modalità con cui è venuto, che non è stato riconosciuto dal diritto internazionale, non si può certo parlare di una... diciamo annessione riconosciuta, e quindi come tale la Crimea viene considerata ancora parte dell'Ucraina. Il problema è che anche dal punto di vista della flotta navale di Sebastopoli pochi fanno riferimento comunque ad un accordo che è sempre esistito tra il governo ucraino e anche da prima l'Unione Sovietica e poi anche con Boris Yeltsin dello stanziamento, ecco, di militari in quella zona proprio per la presenza della flotta. Quindi quando si è parlato anche dell'occupazione, dell'invasione della Crimea facendo riferimento alla presenza di militari, molti non hanno preso in considerazione che gran parte di quei militari erano già in loco sulla base di un trattato esistente. Dopodiché io l'anno scorso in questo periodo ero proprio in Crimea, ed è chiaro che c'è stato un investimento molto forte da parte del governo russo dal punto di vista della modernizzazione delle infrastrutture. È vero che le sanzioni però colpiscono fortemente la Crimea, soprattutto dal punto di vista turistico e commerciale, perché è diventata una destinazione turistica dei russi. Ma ci sono ovviamente problemi per quanto riguarda la possibilità, ecco, soprattutto di allargare questo turismo anche a altre zone, a seguito dell'impossibilità, insomma, anche oggettiva di poter utilizzare
delle carte prepagate e quant'altro, e molte guide infatti hanno dovuto trovare altre professioni, diciamo, alcuni invece sono rimasti appunto senza lavoro proprio come conseguenza di queste sanzioni, sanzioni che hanno colpito più la popolazione che il governo russo. Dopodiché si potrebbe riparlare di una riunificazione come ha fatto il Cremlino, proprio per motivi storici che sono già stati accennati, che riguardano appunto aspetti e legami secolari tra questi due paesi. Però resta il fatto che dal 2014 ad oggi l'Unione Europea, come ben sappiamo, ha aumentato la propria dipendenza energetica, si è limitata ad alcune sanzioni e sono andati avanti i rapporti soprattutto, ecco, commerciali, economici e finanziari con la Russia. Ed è chiaro, certo, che sulla base di questo, e non solo perché tutti dimenticano, insomma, sono rimasti piuttosto sorpresi di questa invasione, ma Putin l'aveva già fatto in Georgia nel 2008. E quindi da questo punto di vista Putin ha compreso che poteva fare un po' tutto quello che voleva, perché le reazioni sono state, diciamo, troppo soft dal suo punto di vista, e quindi è chiaro che ha portato avanti questa invasione nell'Ucraina per chiudere un quadro, una situazione che per lui è cominciata appunto dopo Euromaidan, dopo la destituzione, o per il Cremlino, colpo di Stato del presidente Yanukovych. Quindi, certo, diciamo che l'importanza della storia ci permette di capire determinati passaggi, però non dimentichiamoci comunque che l'aspetto politico, che è quello che poi mi riguarda professionalmente. Certo, certo. Allora, partiamo con un contributo. L'Unione Europea apre la porta a tre stati, e ce ne sono altrettanti, ma anzi di più, che stanno aspettando da molti anni di entrare nella Comunità Europea. Allora, vediamo il primo contributo. L'Unione Europea apre la porta, candidate Ucraina e Moldavia. Confermando quelle che erano le previsioni, il Consiglio Europeo ha approvato lo status di candidato ad entrare nell'Unione Europea per Ucraina e Moldavia. È un momento storico, ha commentato il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel. Il Consiglio però ha deciso di tenere ancora in attesa la Georgia, ma si è detto pronto a concederle lo status di candidato una volta affrontate le priorità in sospeso. Concedendo a tutti e tre la prospettiva dell'Europa, si è spianata la strada da seguire anche in futuro, ha dichiarato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, dicendosi certa che i paesi si muoveranno rapidamente, sapendo quanto questo passo sia cruciale per le loro democrazie, economie e cittadini. Dopo la decisione del Consiglio, il presidente Zelensky ha esultato. È un giorno storico, il futuro dell'Ucraina è nell'Unione Europea. Ma se per Kiev è stato un giorno storico, per i paesi dei Balcani occidentali, Bosnia e Erzegovina, Macedonia del Nord, Albania e Kosovo, non è stata una grande giornata, perché, colpa del veto della Bulgaria, il processo di allargamento non è dove avrebbero voluto. Il vertice con i leader dei Balcani, infatti, è stato un fallimento e si è chiuso con un nulla di fatto. Il premier albanese Edi Rama, affiancato dal collega macedone Kovacevski e il presidente arabo Vučić, hanno espresso la loro delusione. Quello che sta accadendo ora è un problema serio e un duro colpo per la credibilità dell'Unione Europea. Stiamo perdendo tempo prezioso che non abbiamo, ha detto Kovacevski, esprimendo il malcontento del governo e del popolo macedone. Il commento del Cremlino è arrivato questa mattina, definendo un affare interno all'Europa l'apertura di Bruxelles ad Ucraina e Moldavia. I rapporti tra la Russia e l'Unione Europea hanno già toccato il fondo, scrive Mosca, ed è difficile scendere più in basso. Ma questa apertura a una prospettiva europea, anche per la Georgia, secondo il presidente francese Emmanuel Macron, è un forte segnale alla Russia e un fatto importante nel contesto della guerra. Vuol dire che siamo pronti ad inviare anche i soldati oltre alle armi? E via libera all'unanimità ha superato lo scoglio anche del veto della Bulgaria di Orbán, che però annuncia porrà il veto ad ulteriori sanzioni contro Mosca. Corrado Poli, non inneschiamo mica un altro escalation, perché stiamo continuando a circondare la Russia e privarla di un dialogo, perché in questo momento stiamo privandola della possibilità di un dialogo. Ora, è chiaro che questa non è una dichiarazione di guerra, è soltanto un,
un percorso politico che l'Europa sta portando avanti, ma questo percorso politico in questa maniera, in questo momento, forse ha un valore diverso rispetto a un viaggio verso la pace. Beh, a me adesso, io sono restio ad esprimere giudizi, perché tra l'altro nelle questioni di guerra, quando ci sono queste tensioni internazionali, la verità non c'è, si danno sempre informazioni pro domo di ciascuno. Però io vorrei far notare come questi paesi, l'Ucraina in particolare, ma se vogliamo anche la Polonia, sono paesi che, il successo che ha avuto Putin, se vogliamo, o il grande insuccesso dal punto di vista suo, è stato quello di creare l'Ucraina, creare un patriottismo ucraino e un'identità nazionale molto forte. L'Europa sta fortemente premendo, e probabilmente hanno fatto i loro calcoli anche con le sanzioni. Queste cose si fanno con criterio, non è che certo. Uno si inventa di dare una sanzione. Ci sono calcoli economici, econometrici molto precisi che si possono sbagliare benissimo, però, anzi spesso anche si sbagliano, però sono fatti con attenzione, con rigore, certo. Non a parole come sto facendo io. Ma c'è anche un'idea proprio anche di nazione che è molto diversa da quella che noi abbiamo assimilato in Occidente. Quasi tutti questi paesi che appartenevano in parte all'impero austro-ungarico, in parte al Sacro Romano Impero o alla Germania, sono paesi dove l'idea della minoranza etnica era sostanziale in qualsiasi città. Lvov, Leopoli, è una città dove, sono andato a vedermi oggi le percentuali, fino al 45 c'era il 30% di popolazione ebraica, c'era il 60% di popolazione polacca e un 30% misto, da russi a ruteni a slovacchi, ungheresi, di tutto. E questa era la grande fascia dove tra l'altro si parlava lo Yiddish, dove c'erano molti ebrei, la cultura, ma non solo, c'erano molti zingari, ma erano città assolutamente costituite da un multiculturalismo, dove ogni tanto litigavano, si facevano anche dei pogrom e cose, si facevano, però rimaneva degli ambienti multietnici, c'era un sistema grosso modo quasi feudale, dove si apparteneva a un re, a un ducato, a una senza avere una forte coscienza nazionale, che ha cominciato a crescere anche da loro nella fine degli anni dell'Ottocento, ma in modo molto, ma molto più blando che da noi. Se noi pensiamo che Leopoli, la seconda città o la terza città dell'Ucraina, era in Polonia fino al 45, in Austria fino al 19, e tutta la Polonia in blocco si è spostata di circa 200 chilometri, 150 chilometri a ovest, e una parte dell'Ucraina faceva parte della Polonia, certo. E così come tante altre regioni, tanti altri luoghi ma anche qui questi confini avevano e hanno nella mentalità e un'idea molto diversa da quelle che possiamo avere noi, nati anche nel Risorgimento, che noi volevamo avere i confini geografici dell'Italia, questa era l'idea, perché era un disegno, come dire, razionale. Ma nei Balcani, nell'Ucraina, esiste un misto di, chiamiamole minoranze, ma più che altro si tratta di popoli che
che convivono, che non sono stati mai soggetti a un consiglio di leggere il famoso libro di Ivo Andrić, Il ponte sulla Drina, che spiega proprio come in Bosnia, tra Bosnia e Serbia, su questo ponte siano passati e convivevano tutte popolazioni diverse. Quando Putin ha creato l'Ucraina e l'Europa si sta cercando di, il risultato è questo, esiste l'Ucraina. È l'evoluzione quando siamo passati da stati a nazioni. Da stati a nazioni è stata la mescolanza o la divisione addirittura di popoli e punto, è il caso. E teniamo conto che la parola nazione è pochissimo citata anche nella nostra Costituzione. Si tende a parlare oggi di paesi. Nel linguaggio politico, anche solo italiano, solo la Meloni parla di nazione. Quasi tutti gli altri parlano del paese, della Repubblica. I francesi parlano della Repubblica, per esempio. Se riuscissimo oggi a fare una rappresentazione dell'Italia del 1861, quando avviene l'unità, c'era un siciliano che non riusciva a parlare con un napoletano non riusciva a parlare con un romano, e un romano parlava con un veneto, un lombardo, c'erano, attenzione, noi li chiamiamo dei dialetti, erano vere e proprie lingue, veneto era una lingua. La regina Elisabetta prima scriveva in veneto per farsi capire dal doge, tanto importante era Venezia. Ma adesso ci fermiamo un attimo, facciamo un break pubblicitario e poi riprendiamo col prossimo contributo.